prendiamo la nostra immondizia e andiamo dai legittimi proprietari. Siamo a Carbonara. A Carbonara. Dove abitano o abiterebbero? Abitano o abiterebbero, Tino? Abiterebbero. Abiterebbero, non siamo ancora andati, ovviamente. Abiterebbero i proprietari di questa simbolica immondizia che noi siamo qui per restituire. Andiamo, Tino, andiamo a controllare. E la macchina aperta la lasci. Hai ragione, provvedi tu. Alla fine ce l'abbiamo fatta perché, come disse l'acqua alla pietra, prima o poi il buco te lo devo fare. E l'acqua fa sempre goccia dopo goccia il buco alla pietra. Noi andando a rovistare. Goccia dopo goccia facciamo il buco. Noi andando a rovistare tra i rifiuti in via Don Adonisi, non moltissimo distante di qua, siamo riusciti a rintracciare questi due cognomi. Tiro. No, non sbirciare, curiosone che non sei altro. Il peccato, non il peccatore. Vai più là, vai più là, vai più là. Perché stai fermo, eh? Mi ha fatto il dito medio, va bene, ma io ti voglio bene ugualmente. Citofoniamo ai legittimi proprietari simbolicamente di queste carte, perché in realtà hai visto quant'erano. Certo. Ci fotoniamo? Ci fotoniamo. Maria? Vediamo se i signori accettano il nostro invito. Sì. No, soprattutto vediamo se ci sono in casa, perché altrimenti non potranno accettarlo mai. È ovvio. Ritendo sarei più fortunato. I cognomi coincidono entrambi. Non c'è nessuno, Tino. Noi però non ci rassegniamo. E dunque... Torniamo. Torniamo, sì. Anzi, torneremo. Torneremo. Perché la consegna la dobbiamo fare. C'è poco da evitare. Bisogna consegnare... La consegna dobbiamo fare, c'è poco da fare. Ah, finisci. Mi ha sporco. Se mi sporchi l'obiettivo, poi so io qualcosa che devo sporcare. Lo so, tu non sei comunque obiettivo, ricordati. Sicuramente. Niente, non c'è verso. Però i cognomi coincidono. E dunque, carissimo Manuel, noi... Carissima? Carissimo, no, carissimo Manuel. Perché non coincide con il nome proprio sul citofono. Quindi potrebbe essere un figlio, un altro parente. Quindi, carissimo Manuel, noi siamo qui per te. Abbiamo questa immondizia da consegnarti, magari te l'hanno rubata, magari uno svuotacantine non è stato così civile, magari. Chi è? Ho sentito un chi è. Signora... Hai sentito il cognome? Certo. Ma io l'ho bippato. Sì? Sì. Sei convinto? Certo che se fossero in casa gli staremmo trifolando gli zebedei, eh? Ma del resto è il rischio che si corre, no? Certo. Niente da fare, Tino, non rispondono, ma noi torniamo, sappiamo, è un periodo di festa, è un periodo di vacanza, probabilmente non ci sono, sono in casa e non ci rispondono. Secondo me hanno buttato l'immondizia e... E ce la sono data a gambe, non lo sappiamo. Noi restiamo qui, aspettiamo di poter consegnare ai signori. Ti piacerebbe l'immondizia che è rimasta in via Don Adonisi.